Negli anni 50 del secolo scorso, Ischia visse la sua epoca da dolce vita, tra lo sviluppo del turismo moderno e la vita mondana a cui nei mesi estivi amavano concedersi sull'Isola Verde famosi personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo e dell'arte, ospiti presso l'hotel della regina Isabella dell'editore Angelo Rizzoli. Fu in questo clima di sviluppo turistico e dolce vita che la sera del 1 ottobre 1953 l'isola fu sconvolta da un fatto di cronaca ad oggi ancora insoluto e di cui per anni se ne occupò la stampa a livello nazionale: il rinvenimento sulla spiaggia della Fundera, all'Accameno, di una donna priva di vita, di cui, nonostante le indagini degli inquirenti e le tante ipotesi avanzate nel tempo, non si è mai riusciti a risalirne all'identità. Ebbene, quel giallo irrisolto oggi viene raccontato attraverso le illustrazioni realizzate dalla bravissima artista ischitana Angela Impagliazzo, che ci spiega com'è nata l'idea di ripercorrere quella storia. Allora, l'idea me l'ha data Antonio Lubrano. Lui mi ha raccontato di questa vicenda, drammatica, di questo giallo, se vogliamo, un racconto noir, purtroppo vero, che ha interessato la nostra isola, appunto, come hai detto tu, il 1 ottobre del 1953. E subito mi ha affascinato l'idea di creare questo personaggio, perché da tutte le notizie che si sono ricavate, non c'era questo personaggio, non è stato mai fotografato, non è stato mai illustrato da nessuno, proprio perché era una donna misteriosa di cui nessuno sapeva niente. E allora mi sono immaginata questa donna vestita in nero con questo cappellone grande che le copre il volto, appunto per mantenere l'alone di mistero che caratterizza questa triste vicenda.